17 maggio, giornata internazionale di lotta alla omo-bi-lesbo-transfobia. Il Comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno e il Comitato Territoriale UISP hanno organizzato la Camminata dell'Orgoglio per le strade del centro della città. L'intento è duplice: quello di promuovere il benessere e la salute derivanti dall'attività fisica, ma anche e soprattutto la sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere. Ai nostri microfoni Veronica Vasarri, presidente del Comitato Arcigay di Arezzo. Eh sì, oggi diciamo che è la giornata più importante di ogni attivista LGBT, di ogni persona LGBT, perché appunto è la giornata internazionale di contrasto all'omofobia, alla transfobia e alla bifobia. Quindi una giornata in cui si cerca di sensibilizzare, ancor più di quanto lo facciamo durante tutto l'anno, contro qualsiasi discriminazione e violenza a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. E noi abbiamo deciso di farlo in maniera un po' particolare, in collaborazione con la WISP, facendo una camminata proprio urbana, unendo quindi lo sport ad una buona causa e alla sensibilizzazione. Ecco, una camminata che toccherà i quattro quartieri della città. Sì, questo è stato una cosa voluta anche dalla WISP, che ha un progetto con i quartieri del Saracino, e poi perché ci sembrava, insomma, anche simbolico. Toccheremo alcuni punti che erano stati quelli del corteo del Toscana Pride, i quattro quartieri, è un modo anche per cercare di coinvolgere tutta la città. Il 17 maggio è anche una giornata di profonda riflessione sul disegno di legge Zan, bocciato in autunno con uno sgambetto in aula, difficile da dimenticare, soprattutto per gli applausi di chi aveva affossato la legge. Legge che è stata ripresentata tale e quale allo scadere dei 6 mesi di stop previsti in seguito alla bocciatura. Sì, purtroppo il dato di fatto è che siamo di nuovo ad un 17 maggio in cui non c'è una tutela, cioè l'Italia non ha delle norme che prevengano la violenza e che anche appunto tutelino le persone LGBT, ma non soltanto, anche le donne, da discriminazioni legate al sesso, al genere e all'orientamento sessuale. Purtroppo, insomma, quell'ottobre ce lo ricorderemo molto molto bene, ci ricorderemo purtroppo gli applausi del Senato, e confidiamo che venga ricalendarizzato il prima possibile, ma comunque, anche se non è il DDL Zan, che sia comunque una tutela che l'Italia non ha, a differenza di tutti gli altri paesi europei.